Nel tentativo di abbattere definitivamente la curva del contagio, da questo venerdì il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, dipendenti autonomi, pubblici e privati. Le vie per ottenere il certificato sono sempre le stesse: 3. Aver fatto la prima dose del vaccino o essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi, oppure sottoporsi a un tampone, valido per 48 ore. L'obbligo di Green Pass non si applica a chi è in possesso di un certificato, rilasciato dal proprio medico di base o dai responsabili di un punto vaccinale, in cui si giustifichi l'esenzione. Multe dai 600 ai 1500 euro a chi provi a utilizzare un Green Pass altrui o falso e per il lavoratore che venisse sorpreso senza certificato durante controlli a campione. Perché, se è obbligatorio effettuare i controlli, le aziende possono decidere di farli a campione. I datori di lavoro dovranno individuare dei responsabili per la verifica. Ricordiamo che, nel caso di colf e badanti, i datori di lavoro sono le famiglie. Per tutti, l'applicazione è Verifica C19. Chi omette i controlli rischia una sanzione dai 400 ai 1000 euro. I lavoratori senza Green Pass o certificato di esenzione dovranno stare a casa. Non è prevista nessuna sanzione disciplinare, ma l'assenza comporterà la sospensione dello stipendio. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il lavoratore senza Green Pass non potrà essere sostituito, in quelle più grandi sì, ma solo a partire dal quinto giorno di assenza e per un massimo di 20 giorni, senza rischio di licenziamento. Tutte le altre disposizioni di sicurezza, distanziamento, mascherina e disinfezione delle mani rimarranno invariate. Come chiunque altro entri in azienda, a qualunque titolo, anche corrieri, fornitori e autotrasportatori, sia italiani che stranieri, saranno tenuti a esibire il certificato. Infine, attenzione, ça va sans dire, le regole potrebbero cambiare, di qui alla fine dello stato di emergenza, in base alle decisioni del Parlamento e al reale andamento dei contagi. Ah, sul fatto che le...